Un turismo di ritorno che spesso non è solo turismo, ma la voglia di riscoprire le proprie origini. Sabato prossimo, 23 settembre, al Teatro Marucino di Chieti si svolgerà un'iniziativa rivolta agli immigrati e ai loro discendenti, ma non solo. Il Ministero degli Affari Esteri ha voluto che il 2024 sia l'anno delle radici italiane nel mondo. Tra le varie forme di turismo, riscuote sempre maggiore interesse il cosiddetto turismo di ritorno o turismo delle radici, cioè il turismo riferito al fenomeno migratorio che vede gli emigranti e i loro discendenti tornare nelle terre di origine per visitare famiglie, luoghi della propria infanzia e riscoprire così tradizioni storiche, culturali ed enogastronomiche. Proprio di questo tema si parlerà nel convegno organizzato dalla Confederazione Italiani nel Mondo con la collaborazione della FIGEC CISA sabato 23 settembre al Teatro Marucino di Chieti. Introdurrà i lavori Ugo Iezzi, segretario CIM Abruzzo. Il turismo di ritorno è importante perché sarà sicuramente un motivo di ricaduta economica e sociale, perché gli italiani, gli italo-discendenti, l'ENITA calcola che sono ben 80 milioni, quindi 80 milioni potrebbero spostarsi per tornare nei paesi dei loro avi, interessati a questo, diciamo, al ritorno alle origini, al ritorno nei luoghi dei loro avi, quindi con una ricaduta economica molto importante. Nell'ambito del convegno però noi, come CIM e altre sigle, presentiamo anche un'antologia dell'edizione della casa editrice Tabula Fati sulle radici, con 14 racconti, 14 autori. Sindaco, qual è il significato di questa iniziativa? Chieti è veramente permeata di cultura, anche se non tutti i cittadini ne sono a conoscenza, occorrerebbe una migliore comunicazione. Nel caso specifico, il turismo di ritorno e il ritorno alle origini ci ha toccato profondamente, a me personalmente, perché ho dei parenti anche di terza generazione che sono all'estero, i più lontani in Argentina, e che quelle rare volte che tornano si commuovono e hanno delle considerazioni diciamo belle e commoventi del loro passato.